Un grave lutto purtroppo sconvolge la Francia e morto infatti a Lille Jérôme Bonduel, il dirigente dell'omonimo gruppo agroalimentare, figlio dell'ex presidente Bruno Bonduel, aveva 50 anni di età. Bonduel Junior è stato investito da un'automobile intorno alle 2 della scorsa notte, mentre rincasava in bicicletta e veniva considerato come il re delle insalate. Non so quante volte avete sentito infatti questo marchio Bonduel. Il pirata della strada è stato rintracciato ed è stato arrestato questa mattina. I soccorsi sono stati immediati, ma non sono serviti a nulla per riuscire a salvare la vita all'uomo, che è morto sul colpo. Jérôme Bonduel era entrato a far parte dell'azienda di famiglia specializzata nella lavorazione industriale e nella conservazione di verdure e di insalate importanti già nel 2003. L'azienda ha salutato l'uomo attraverso un tweet che è stato pubblicato di recente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ovviamente Bondua non fa solamente insalate, produce anche fagioli, ortaggi e chi più ne ha più ne metta, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Jérôme Bonduel, riposi in pace, amen.